Ciao a tutti, sono Bianca, sono la responsabile prodotto di Polaroid in Nital. Nital è il distributore ufficiale di Polaroid in tutta Italia. Siamo qua per presentarvi la nuova arrivata, la Polaroid Go. Ovviamente, come potete vedere, la nuova arrivata ha la caratteristica principale di essere una piccolissima Polaroid, quindi portatile, ed è la fotocamera istantanea più piccola del mondo. Come vedete dal confronto con la Polaroid Now, che è l'ultimo modello, il modello classico, chiamiamolo entry level, è addirittura la metà. Ovviamente quello che ne consegue è il risultato, quindi anche lo scatto, ed è il 45% più piccolo rispetto allo scatto classico Polaroid. Una nuova caratteristica della Polaroid Go è lo specchio per i selfie, che è alla fine del mirino ottico. Con la Polaroid Go è anche molto semplice effettuare doppie esposizioni. Un piccolo suggerimento per la doppia esposizione: nel primo scatto consigliamo sempre di scattare con un fondale un pochino più scuro, perché tutto ciò che è scuro sarà poi impressionabile nel secondo scatto. Le pellicole sono più piccole, ovviamente, del 45% rispetto al formato originale, ma il vantaggio è che costano di meno. Per il momento è disponibile il formato solo nella versione colore, ovviamente nel formato Polaroid Go, e il pacchetto nel formato double pack, quindi in un pacchetto ci sono due confezioni, 8 scatti ciascuna. Vi facciamo vedere un piccolo trucco. Una volta finita la pellicola, quindi finite gli scatti residui, posso infilare il mio scatto preferito all'interno della confezione vuota e diventa un bellissimo portafoto da scrivania. La Polaroid Go è semplicissima da utilizzare. Il pulsante di accensione è dietro. Una volta premuto il pulsante di accensione c'è uno schermino LED che mi dice quanti scatti mi rimangono. Sotto lo schermino LED c'è un punto. Il punto sta a significare che partirà il flash in automatico. Se voglio escludere il flash premerò il pulsante di esclusione e andrà a sparirmi il pallino. Se voglio riattivare il flash ovviamente dovrò riattaccare il pulsante del flash. Se volessi invece effettuare la doppia esposizione, la possibilità creativa di cui vi accennavo prima, basta premere due volte sul pulsante del flash. In questo caso lampeggerà il numero 1, che mi sta a significare che devo ancora scattare il primo scatto, quindi la prima foto. Una volta scattata la seconda foto non mi espellerà la pellicola, ma comparirà il numero 2. Il numero 2 vuol dire che sono pronta a effettuare il secondo scatto. Anche la Polaroid Go, come tutte le nuove generazioni di Polaroid uscite negli ultimi anni, ha una batteria integrata e ha la possibilità di essere ricaricata tramite una micro USB posizionata sul lato. La principale caratteristica di tutte le Polaroid e di tutti i formati delle pellicole Polaroid è il fatto che sono pellicole analogiche. Ovviamente se apro una pellicola riesco a capire qual è il significato di analogico. In questo caso ho una pellicola già sviluppata, già asciutta, quindi con più di almeno un giorno di posa, quindi vediamo che il chimico interno è asciutto. Dalla parte, diciamo, destra ho il negativo, che andando a lavare il chimico mi verrebbe fuori come in questo esempio, qua, mentre dalla parte destra ho il positivo. Col positivo posso effettuare altre manipolazioni, come ad esempio se mettessi in acqua la plastica della pellicola con il positivo, l'emulsione, quindi il positivo della pellicola, si staccherà dalla plastica e sarà possibile riapplicare il positivo, ovviamente il tutto immerso nell'acqua, su qualunque applicazione, come per esempio in questo caso un cartoncino di carta. Un'altra interessante caratteristica applicazione delle pellicole analogiche può anche essere la trasparenza, ovvero imprimere il negativo, quindi l'effetto contrario rispetto a quanto ho fatto vedere prima, ma imprimere il negativo dalla parte della plastica, come in questo caso. Ovviamente tutte queste applicazioni possono essere fatte con anche le pellicole Polaroid Go.